Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV per l'appuntamento meteo, un meteo piuttosto capriccioso, un mese di aprile che veramente non vuol farci vedere la primavera. Non abbiamo avuto chissà poi tante, quante precipitazioni, quello no, però il freddo si è fatto sentire, abbiamo avuto molte gelate, gelate che hanno purtroppo in parte compromesso anche il raccolto estivo perché è anche il primaverile della frutta, proprio perché molti alberi in fiore hanno avuto molti danni per via delle temperature che sono andate sotto zero anche di alcuni gradi anche per diversi giorni. Questo purtroppo è da raccontare per il mese di aprile. Ora, tra l'altro, la beffa perché si preannuncia addirittura un'ondata di caldo estiva, quindi vedete un po' il mese di aprile cosa ci può portare nel suo bagaglio proprio, una serie di elementi quasi, diciamo, imprevedibili. Vediamo l'immagine del satellite, ci mostra una situazione che vede ancora aria fredda scendere lungo il bordo orientale, vedete sulla Russia dove le temperature sono molto, molto fredde, ci sono stese nevicate, altra aria fredda che scende lungo i Balcani e la demarcazione tra aria fredda e aria più mite è proprio l'Italia, le regioni adriatiche dove si intravede quella nuvolosità. Poi per fortuna un'alta pressione piuttosto ampia prende, vedete, Gran Bretagna, Europa centrale, Francia, Italia, centro settentrionale e il bacino del Mediterraneo occidentale. C'è un'altra perturbazione sulla Spagna, ma quella contrasterà con l'alta pressione. Andiamo a vedere lo zoom sull'Italia. Dicevo dell'alta pressione che ha preso ormai anche l'Italia settentrionale, vediamo le regioni settentrionali, le regioni tirreniche della Toscana, del Lazio senza nuvolosità, un po' di nubi e piogge sulla Sardegna, ma vedete la gran parte della nuvolosità è presente dalle Marche fino alla Puglia e poi prende tutta l'Italia meridionale insulare, compresa la Sicilia, dove ci sono dei fenomeni forti in queste ore e dove i fenomeni appunto continueranno a muoversi verso la Calabria e la Basilicata, andando ulteriormente a rinvigorire questa perturbazione che comunque ci lascerà presto, questa è la notizia buona. Vediamo la situazione per oggi, per la seconda parte della giornata di oggi, una situazione che vede una nuvolosità diffusa su tutto il territorio, qualche timida schiarita sulla parte occidentale, meno interessata dalla perturbazione, ma piogge che saranno più intense sul lato sud-est, quindi sulla parte centrale della regione, il lato orientale, meno sul Potentino, dove le piogge sono più, diciamo, deboli, piovigini, qualche pioggia un pochino più forte, ma nel complesso non abbiamo fenomeni particolarmente importanti. I venti da sud-est hanno portato molta umidità, quindi c'è anche nebbia sulla Basilicata, anche bassi strati, cioè la costa ionica da ieri praticamente è sotto una coltre di nebbia dovuta allo scirocco che porta aria umida dal mare. Ruoteranno questi venti, già in alcune zone sono ruotate a nord, quindi avremo un miglioramento dal punto di vista della visibilità, quindi quest'aria da nord-est porterà, diciamo, queste correnti da nord-est porteranno meno umidità e quindi le nebbie dovrebbero via via diminuire se non attenuarsi del tutto. Per quanto riguarda la giornata di domani, una giornata che vede ancora iniziali, proprio in mattinata, avremo ancora della nuvolosità residua, qualche pioggia, però vedete, nel complesso la situazione va verso un miglioramento generalizzato, quindi per domani si vedrà il sole, soprattutto nel pomeriggio, quindi quando la perturbazione avrà abbandonato definitivamente la nostra regione. Le temperature per quanto riguarda la giornata di domani sono in diminuzione nei valori minimi, 3 a Potenza e 6 a Matera, per quanto riguarda le massime invece valori in deciso aumento, 19 gradi a Potenza, 20 a Matera. Si toccherà naturalmente non per tutta la giornata, in alcuni momenti, proprio quando arriverà più sole, sappiamo ormai le giornate si sono allungate, ma i valori sono in deciso aumento rispetto ad oggi, nonostante i venti da nord-est. Per quanto riguarda la domenica, una giornata che vede un ulteriore aumento della nuvolosità, aumenta però anche un ulteriore aumento delle temperature, però aumenta anche la nuvolosità per via dei venti da sud-ovest, perché arriva una perturbazione, passa una perturbazione non molto intensa sull'Italia settentrionale, in parte su quella centrale, non interesserà la nostra regione fortunatamente, però questa perturbazione richiamerà dei venti da sud-ovest e quindi vedete le temperature che in questo caso con l'arrivo di venti meridionali sono temperature più calde su Potenza, 21 gradi, 19 a Matera perché ci sarà un leggero scirocco, minime 6 a Potenza, 7 a Matera, dicevo una nuvolosità che si farà sentire comunque su tutta la regione, ma non lasciando, comunque lasciando spazio al sole di esserci, non sono previste assolutamente precipitazioni.
La giornata di lunedì ci spostiamo all'inizio della settimana prossima, quando comincia ad arrivare dell'aria decisamente più fresca, e vediamo la giornata con una situazione di nuvolosità irregolare su tutta la nostra regione. Aumenta lo scirocco, quindi vedete sulla parte ionica sono temperature spesso più basse rispetto alle aree interne montane, proprio perché lo scirocco farà sì che ci sia una nuvolosità piuttosto diffusa, qualche debole piovigine è possibile, ma non molto probabile. Mentre vedete il sole maggiore sulla parte occidentale della regione, quindi su tutto il Potentino, con valori addirittura che dovrebbero portarsi sui 22-23 gradi a Potenza e intorno ai 20-21 gradi a Matera. Quindi sono valori da quasi estate, ecco, non sono più certo primaverili. Passiamo da un estremo all'altro. Fino a qualche giorno fa abbiamo visto la neve anche a 800-900 metri, adesso passiamo su valori che nulla hanno a che vedere con una primavera, diciamo, riferita al mese di aprile. Questa tendenza è volta a un ulteriore miglioramento, nel senso di una stabilizzazione dell'atmosfera con alta pressione, che richiamerà aria più calda verso il meridione, perché continuano a scendere queste masse d'aria fredda dal nord. Questa volta, non, come avete visto, non interesseranno più l'Italia, ma andranno verso la Spagna, verso il Marocco, l'Africa nord-occidentale, e da lì innescheranno una risposta di aria più mite che per più giorni gonfieranno un'alta pressione di natura di matrice subtropicale. Potrebbe durare molti molti giorni, è difficile prevedere la durata, però in linea di massima, se andiamo a vedere l'ultima la cartina, quella degli spaghetti, notiamo una tendenza a un rialzo netto delle temperature. Vedete, partiamo temperature appena un pochino di sotto della media per un paio di giorni, già da domenica si alzano, e da lunedì in poi avremo temperature che saranno per molti giorni al di sopra delle medie. Vedete, a lungo termine la linea rossa non viene più oltrepassata, sempre verso l'alto abbiamo i valori. Quindi questo è un dato che ci fa ben sperare, non dovremmo avere più ondate di freddo per molti giorni. Le piogge, finite quelle tra oggi e domani mattina, non ne avremo più. Qualche debole precipitazione prevista a lungo termine, insomma, però non posso, è difficile prevedere da oggi a una settimana la presenza di precipitazioni. Ci potrà essere qualcosa, naturalmente siamo in primavera, anzi le piogge ci devono anche essere, però con l'alta pressione in arrivo sicuramente non avremo insidie dietro l'angolo. Per oggi è tutto, ci vediamo la settimana prossima per le previsioni del fine settimana. Invece, come vi ricordo ogni volta, che tutte le mattine con l'equipe di Meteo7 siamo sempre ad aggiornarvi sulle condizioni meteo nel corso della rassegna stampa, che parte appunto alle 7 di ogni giorno, compreso il sabato e la domenica. È tutto, arrivederci, buona giornata.